Ok, buonasera a tutti, eccoci qui con la seconda serata del torneo di Globus Gaming e vediamo questa sera gli Essox contro gli Insecrai e sarà con me a farmi compagnia Nazza. Andiamola a salutare. Hello Nazza. Buonasera, Ehi. buonasera. Allora, come dicevo già nello streaming, appena poi mi carica la schermata di gioco, questa sera abbiamo gli Essox contro gli Insecrai. E niente, che cosa pensi di questi due team? Ah, Ancora non ho iniziato, non hanno iniziato, ormai quindi non li conosci, allora a sono posto. buoni comunque, però Ready? meglio non partire con i presupposti. Ok, dici, magari qualcuno è cambiato, migliorato o viceversa. Ok, diamo un'occhiata alla mappa, prima di tutto come al solito. Intanto che comunque scelgono i pick. E tu che prenderesti qui come comp in attacco? Probabilmente andranno con un quadro proteico, un triproteico, piuttosto forte in attacco al primo punto. Oppure useranno un Junkrat, siccome Autoreth lo spamma spesso. Non è in attacco, no? I blu. Infatti l'ho piccato. Ma non credo che Shinogu rimarrà Ha preso con Autoreth? Hanzo. No, no, Ah, no, troll. c'è, stavo vedendo recensione di questo gioco, sta qua. In sostanza è tipo una specie di cera per i capelli, che però te li colora. E siccome Va bene, no, sono però due capelli io bianchi, sono in sono difesa. Va primo. bene, Vuoi Junkrat, quello forte. Là dovrebbero provare? Dico, avere. siccome Dovrebbero sono andare solo triplo famiglie tank, di credo. bianchi, se ho Non so bene impegnate, ho cosa sentito un po' giochino di colorazione, però il so che team di stanno Shinobi. solo Come hai detto, si chiamano Insecrai. Insecrai, non se piagne. E quindi niente. Va E bene, qui Insecrai, non se piagne, dai. E mo lo un po' preso. poesia. Sì, che ho finito già come me. Allora, andiamo a vedere adesso che già si Però direi che posizionano in high potrebbe essere ground interessante. gli Essox. Pausa. È già pausa. È veloce. Non me la mette la pausa, perché? Ah, si è Non. buggato l'Hero Select. Mi sa devi riavviarlo. Guarda le opzioni qua, con la pausa. Oh, ma io, cioè, sono Sì, esatto, predefinite, quindi Nazza. normale. Famo così, va. Restore default. Ok. Restart is required. Sì, Normale, vabbè. dai, non so, vedere una naturale, schiaccio dopo Ma in realtà la pausa dovrebbe là. essere quella, no? Ctrl Alt e accentata, giusto? No, io l'ho modificata, quindi non lo so. Che cosa Sono succede? reati di naturale. Che succede? Ragazzi, abbiamo qualche problema tecnico perché purtroppo la patch che hanno fatto oggi ci ha dato veramente un sacco di problemi, non solo a noi ma quasi a tutti. E quindi adesso stiamo provando a vedere che cos'è che. Ok. Ma questa se non c'è proprio questa. Dico questo, secondo me se mette il fondo di Ok, internet in questa ready. sala Vediamo si un po' può adesso trovare un gioco di Getro se Galato. riusciamo un po' Cioè, a saltare io questa non credo che partita, sia altrimenti proprio poi possibile. rimedieremo in qualche Non modo. capisco se si mette il fondo di internet così bianco Ma anche a te ti è o. crashato Adesso sono in Nazza generale, però se tipo prima, sì. prima, sì. Perché il fondo di internet così bianco da morto? Sì, però la Speriamo non lo sé. rifaccia allora. Aspetta, fammi provare se funziona la pausa. Ma lo vedi che non funziona la pausa? Sì, pure le mani. Pure il braccio. Stays No, mi sa left che the pure l'osso game. rimane. Forse è fatto apposta per far vedere che Basta, il non prodotto partiremo mai. funziona meglio. No, non partiremo mai. Anche se con un filtro colore, in modo che il prodotto sembra che funzioni Prova a meglio, modificarlo il però. tasto. Perché appunto il prodotto è grigio. Io ho fatto Ctrl P. Sì. Vediamo, weapons abilities, communication, Allora? voice line, spray, chat Allora, a and posto del voice, filtro. Come se il filtro spectate. realtà sembra che il prodotto funziona bene.
Capture highlight. Non riesco a trovarlo, dov'è? È in fondo. Le opzioni di spettatori. Vabbè dai, il massimo lo fa in partita, dai. Iniziamo. Se no qui non si inizia più, iniziamo a mezzanotte. Sì, 3-0. Ok. A posto? A posto, intanto che aspettiamo comunque mi setto un attimo le cose perché... Forse non potevo mettere pausa perché stanno ancora al select, che dici? No, sì, dovrebbe fare lo stesso, mi sembra. Che ha detto? Ho detto, si potrebbe pausare lo stesso. Vediamo adesso allora si controlli qua. Allora, spectate hai detto. Previous, spectate self, static camera, vabbè. Lock, disable camera, modify fov, no. Non è lì su spectate. Io non posso guardare, c'è tutto in giapponese. LOL. Vabbè, tu sei un pazzo. Ragazzi, no, sei un pazzo. Voice chat. No, non trovo il tasto della pausa. Qua sensibilità 15 non esiste proprio a casa mia. Dovrebbe essere moderator pause game, no? Vabbè, fa niente. Commentiamo sta partita, va? Infatti, operai, forse è meglio. In ritardo anche. Ok, allora, per quanto riguarda la difesa, che pensi della comp? Funziona, non funziona? Potrebbero... funziona perché c'è già il Soldier con lo Zen in high ground. Gli altri invece, in attacco, sono andati con una tripla tank. Ottimo qui! Auto di kickoff sull'altro Junkrat. A me si un pochino lascia desiderare, speriamo che funzioni. Che non hanno modo più di tanto di fare chissà che cosa. Magari con la Moira sarebbe stata meglio, no? O Moira Lucio. Si sono splittati. Sì. Infatti c'è un fight uno contro uno in high ground col Soldier Diva. Gli altri invece li stanno tenendo. Stanno distruggendo. Oh, distruggono lo scudo. Due pick per gli Insecrai. Ora con 4. Eccoli lì. Già. Infatti con la Mercy qua non ha funzionato. Non ha arrestato, mi sembra che non ha arrestato nessuno. Shinobu, doppio pick. Ma certo, distruggendo lo scudo. Sì. Fatto il pick sul Reinhardt che non c'era più healing. E niente, primo punto conquistato per gli Insecrai. Vediamo adesso come decideranno di procedere. Il stato delle ultime è abbastanza equilibrato, diciamo, per tutti e due i team. Vediamo Autarchy che ha già la sua rotobomba pronta. Vediamo adesso come deciderà di usarla. E infatti la usa. Detto fatto. Credo che... speriamo che ne trovi uno. A farsi tutto quel giro saranno già tutti nascosti. Pix, Mirgo, Zarya. Però tenteranno di pusharli. Pushano l'arco. Niente. Ci provano. Tripla di Shinoku. Tripla di Shinoku che è utilissima per trasportare e far avanzare il payload. Vediamo che la difesa degli Esox, sì, non hanno potuto fare niente, però adesso vediamo se alla seconda curva riusciranno a contendere oppure saranno costretti a lasciare anche il secondo punto. Vediamo la ultima editiva che parte e due pick su Furia e Big Frappa. Mi sa che anche questo push andrà a buon fine per gli Insecrai. Sono carichi. Pick anche su Diva. Il Lucio in difesa insieme alla Moira combata.
È un po' pesante. E hanno anche quasi già il Graviton di Mirgo, Stanno che facendo un bello snowboard. sì. Hanno anche lo shatter pronto, la ultimate di Lucio, Sound Barrier. Beh, cioè, a contare loro c'hanno comunque Trascendence Zenyatta. Beh, sì, hanno Però comunque quattro c'è ultimate Ultimo con up, questo sì. Protank. Solo che non riescono a trovare il focus e la cosa è pesante. Si sente. Cioè, so che Protobomba c'è il Mengen. partita. Oh, Buono, buono 4 a questo 4, si ritrova a shatter. 4. Si ritrova a 4. Non male, dai. Sì, questa difesa è andata veramente bene per gli Esox. Vediamo un po' se riescono a riprendersi e ritirarsi su e si caricano. Anche perché hanno ancora quattro ultimate a disposizione, tra cui quella di Moira e la Trascendenza. Quindi diciamo che sono due belle ultimate difensive pesanti. Vediamo. Però sono un po' spaventato dal Graviton di Mirgo e la combo di Pure. Shinoku, eh. Sono lì pronti. Eccola qui, eccola qui. No, invece Non è Diva, Mr. pro. Quadrupla! Qui ha sbagliato, fra. Quadrupla di Mr. Niger, ragazzi. Qui. Play of the game. Niente da fare. Doveva morire, aspettare il prossimo fight. Tipo, se avesse avuto ora, sarebbe potuto entrare. Bellissima azione però, eh. Mi aspettavo più la rotobomba in combo con Zarya, però hanno optato per Diva. Più Non ci ho fatto caso che aveva la ulti carica. che altro non mi aspettavo la ultimate di Diva perché comunque Reinhardt con lo scudo up poteva fare qualcosa, poteva coprire il team, però evidentemente è sfuggito qualcosa, quindi hanno optato per la ultimate di Diva invece che quella di Junkrat. No, è più efficiente quella di Vazzaria messa insieme. Perché tirando la ulti di Diva dietro al loro scudo, o si salva solo Reinhardt, oppure muoiono tutti. Passa un Vediamo adesso a parti invertite come si comporteranno. Vediamo un Lucio, un Reinhardt, una Widowmaker e Torbjörn, che penso sia un troll pick. Che dici? In attacco non stare a guardare nemmeno i pick, E hanno già tutti nei infatti. pick. Dall'altra parte Difesa però con una abbiamo. Widow? No, mi ha cambiato No, in McCree, ok. McCree. McCree, la loro Zarya mi piace. Però aspetta, Mirko prima non faceva off tank. Cioè, Zarya prima era Mirko, se non sbaglio. Sì. Mi sembra di sì, ma non ci ho fatto caso. Avevano il triplo tank comunque con Diva Zarya e Reinhardt. Quindi mi sembra di sì. Allora, vediamo adesso come si preparano, escono. Attacco la sombra, un po' azzardato. Però funzioni, funzioni. Vediamo. Vediamo, guardiamola. Il McCree, appena trova lo stun sulla Andiamo. sombra, è Sì. una kill. Andiamo sombra che cerca di aggirare, Meno male, è scappato. Tenshi, Tenshi. Ancora lì a flancare. Guarda come sono tutti gruppati i rossi. Sombra ancora a flancare. Anche la Zarya. Niente da fare. Non riescono a pushare. Non riesce a chiarare il Il Reinhardt. Reinhardt, sì, è Se vero. chiarasse il Reinhardt potrebbero pushare tranquillamente. Ah, dici. Ma lui stanno caricando up States Non pick gli sono su arrivate le Sombra. Beh, cure stando lì sopra. è stato un bel rischio comunque sgrupparsi così. Seguiamo un Aspetta po' che i. dopo che la sombra ha tirato dovrebbe esserci un follow up dei suoi compagni. Solo che non c'è mai. Però vedo un po', cioè, rispetto comunque a Sombra, i suoi compagni sono, per il mio parere, un po' statici per andargli dietro, eh. Dovrebbe. Anche Magari vedrei meglio un Winston, una Diva, magari Lucio, ok, però Moira anche che ha più mobility rispetto a guarda, Mercy. guarda. Ora entrano, ora entrano.
Entrano, vediamo un po'. Bellissimo lo shatter. Bellissimo scudo. La ulti di Junkrat, niente, ripulita ovviamente. Sì, penso, sì, sì. Penso che a questo punto l'hanno preso. L'hanno preso grazie comunque allo shatter di Reinhardt, lo scudo su di Reinhardt sulla rotobomba di Shinoku. E niente. Anche se McCree comunque ha cercato di fare un miracolo con l'Ainun, però ovviamente da solo non c'è riuscito. Diciamo che l'ha buttato, perché lì a quel momento il fight era finito. È arrivato un po' in ritardo la zata. Stanno pushando. C'è un altro fight. Li vogliono tenere lì. Per farvi vedere chi comanda. Niente, non è servito a niente. Sono stati bravi a beccare con Lucio. Lo squid di Lucio. Buono. Abbiamo ora anche. Ora dovrebbero fare il Graviton con l'EMP. Vediamo se riescono a farlo. No. Stanno guardando tutti il. Niente, hanno ripulito così. Outer chi fa pick su Moira, seguire Tenshi su Shinoku. Penso che si terranno pronti come dici tu per qui, questo punto qui, la seconda curva. Seconda curva, punto importante per poi dopo andare a conquistare il secondo, checkpoint. Per gli Edox. Che di là c'hanno anche loro il Graviton, più lo Shatter. E arriva, ora se vedi, loro tirano la ulti di Junkrat e entrano tutti per coprirla. Hanno difeso però, sembra che hanno difeso, Furia rimane in un certo senso solo. E niente, sono riusciti a difendere l'Insegrai a questo punto qui, però abbiamo ancora 3 minuti, quindi 3 minuti tutto può succedere, quindi stiamo a vedere, anche perché Luna ha ancora la sua ultimate e Big Frappa anche, però penso che si dovranno organizzare bene, anche perché dall'altra parte abbiamo un Sound Barrier, Moira con la sua ultimate e anche lo Shatter di Kev, che non è da sottovalutare. Shatter becca solo Moira, però non provano nemmeno a ucciderla, quindi è andato a vuoto, è stato sprecato, diciamo, questo Shatter. McCree all'ultimo, li sta tenendo, vuole distruggere lo scudo, infatti hanno puntato lo scudo, hanno usato l'Ainun, dato giù, però non ha trovato la kill lo stesso. Kev qui ha fatto... sì. Più che Kev tutto il team lo sta seguendo. Sì, anche perché la sua Zarya diciamo che gli sta molto dietro, con bolle, scambi di presa di danni e tutto quanto. Ha un team molto compatto dietro il suo scudo. Vediamo questa sombra, l'ho vista poche volte. Compare, scompare. Non ha ancora combinato, eccolo, finalmente combano come prima. Rotobomba. La rotobomba, vediamo. Rossi su Outer King. Dovrebbe trovare la kill, Furia con il pin, niente. Vediamo Kev in mezzo all'altro team, però riesce a dueggiare bene anche con l'aiuto della bolla di Zarya. Hanno vinto il fight. Per ora. Stanno aspettando gli altri due ragazzi che sono rimasti in base. Non riescono a gruppare in un tempo utile, purtroppo. Sono un po' scordinati, diciamo che non prendono l'iniziativa gli Edox. Forse un po' la fretta, forse un po' che non riescono a gruppare bene, a impostarsi diciamo un attacco e soprattutto un focus, anche perché adesso Mr. Nigel ha di nuovo il Graviton, quindi speriamo certo, che comunque Big Frappa riuscirà in mezzo a tutti, anche è andato fino al sì. doppia di Andric, vediamo un po', tripla, quadrupla, ha fatto tutto lui. Big Frappa poi riesce a prendere Shinoku e portarselo a casa. Attenzione, secondo checkpoint, direi che ormai è preso. La porta in overtime, ci avranno il tempo, ci avranno solo l'attacco. Nigel Massive sì. Throw, dicono dalla chat. Che poi non ho capito, non so, non dovresti giocare, Oli. Vediamo. Ancora stanno un po' tirando le smazzate, cercano di vincere il fight e
fanno nota di scudo. Ai ai ai, questa è la combo che dicevo prima. Buona. Bravo Lucio qui. Buono Lucio, però non hai notato magari che Soldier aveva già fatto fuori la rotobomba, sì. Meno male, meno male. Stanno ritrovando il carattere i ragazzi degli Edox. Comunque ci hanno ancora tre ulti contro una, quasi due. Se ne auto chi tira la ulti. Qui parte. Parte Outerkey con il visore, vediamo. Vediamo Reinhardt che viene buppato giù. Sì, è stata molto brutta. Ora che hanno brutta. Reinhardt avranno poco da fare. Dovevano tenersi tutte le ulti e invece niente. L'hanno praticamente persa qua. Abbiamo anche l'MP pronto, ma niente. Hanno difeso, diciamo che si sono comportati bene e hanno difeso egregiamente. Vediamo un po' l'ultimo push, ultimissimo push per gli Esox. Vediamo se riusciranno a sfruttare l'MP per sbloccare un po' la situazione. Va dentro, provano la combo, niente, non trova. Una kill così. Perché c'era Junkrat che aveva tirato la roto. Vediamo un po' adesso se Ultano. Vediamo. C'è una furia lì in mezzo a tutti che sta smazzando. Però niente da fare. Due pick. Poi torneranno, hanno la base lì. Hanno la base lì vicino, hanno il vantaggio dello spawn, quindi è molto molto difficile. Vediamo. Molto duro, overtime. Non hanno nemmeno una ultimate pronta a loro favore, quindi è proprio super difficile, super combattuta. Vediamo ora, questa sombra che cerca di agghiarare con tutte le sue forze il Reinhardt, ma ne spitta via. Ferma lo shatter. Colpisce uno, Kev. Da uno. Niente. Vediamo Andrix. Stanno ancora. Stanno un po' stallati. Saluti di Diva. Niente. Un'altra. Un altro MP, un macello. Sì, non, nessuno dei due vuole giustamente morlare, però niente, ragazzi. Niente, si cry wins, ragazzi. Comunque, questo ultimo punto è stato proprio il disastro, un caos totale, però alla fine hanno vinto gli NC Cry e ovviamente play of the game di Mr. Nigel con la sua quadrupla che abbiamo visto prima. Bellissima, in combo con la sua Zarya. Non si può champ, lol, poverini. No, dai, sono stati bravi, hanno retto. E niente, ragazzi, abbiamo visto questa partita. Grazie mille, Nazza, che mi hai salvato, veramente. Vabbè. Non lo so, ragazzi, Nazza mi salva sempre. In scream, adesso così, boh. Se sto per cascata alla Euro, te chiamo. Va bene. Ok ragazzi, grazie mille per aver guardato questa partita. Vi ricordo l'appuntamento di domani per vedere gli altri team che si scontreranno. Grazie ancora da parte di tutto lo staff di Globus Gaming. E noi ci vediamo domani sera. Ma come Sexy Nazza? Adesso pure Sexy Nazza. No, non si può vedere Sexy Nazza. So. Vabbè. Un bacio a tutti ragazzi, buonanotte. Ciao ciao. Sound muted.